Benvenuti senza luce in un nuovo video dell'Elden Ring Wiki, quella serie di video nella quale vi mostreremo dove trovare e come sfruttare al meglio ogni singolo oggetto di Elden Ring. Ogni video sarà strutturato in questa maniera. In primis andremo a parlare dell'oggetto, delle sue statistiche, dei danni che fa, eccetera, eccetera. Successivamente andremo a vedere dove trovarlo e la sua lore se è presente e ne speculeremo. Infine andremo a vedere una build che valorizzi al meglio l'oggetto di cui stiamo parlando. Nel video di oggi andremo a parlare di un'arma che sinceramente non mi sarei mai immaginato così performante. L'ascia di Godric. L'ascia di Godric è un'ascia pesante che possiamo ottenere nelle prime fasi di gioco. Ha una cenere di guerra davvero peculiare e fa un danno fisico non indifferente. Scala C su forza e destrezza e richiede per essere brandita 34 a forza e 22 a destrezza, quindi delle statistiche non proprio basse di livello. In ogni caso è un'arma che si fa valere e devo ammetterlo, non l'avrei mai considerata utile fino a quando non l'ho provata oggi. È la prima volta che la gioco in assoluto e devo dire che mi ci sono trovato davvero davvero bene. Credo sia un'arma con la quale si possa finire il gioco tranquillamente. Dove possiamo trovare questa fantastica arma? È davvero semplice, ragazzi. Dovremo arrivare a Gran Tempesta e completare il dungeon. Indifferente come lo andate a completare, l'unico vostro obiettivo è arrivare alla cella isolata in fondo al castello. Una volta arrivati a questa cella, ci troveremo davanti all'arena del boss, ed il boss sarà niente di meno che Godric, il primo vero semidio che affronteremo effettivamente in Elden Ring. Per quanto questo personaggio sia squallido e pessimo, cattivo e tutto quel che volete, è effettivamente davvero davvero potente all'inizio del gioco e potrebbe mettere in ginocchio molti senza luce. State attenti ai suoi attacchi, ha svariate combo di attacchi e soprattutto a due fasi. Tendenzialmente può sembrare lento e goffo, ma tende a saltare, lancia cose, turbina e insomma è tosto. Ovviamente voi vedrete tutto lo scontro fatto col mio personaggio S713, quindi potrebbe sembrarvi una bazzecola, ma se siete dei nuovi giocatori non dimenticate appunto che siete dei nuovi giocatori e quindi non avete la mia esperienza, non avete i miei oggetti e soprattutto non avete il mio livello, visto che il mio personaggio è S713. Quando arriverà la seconda fase, Godric si innesterà nel braccio una testa di drago e dunque, oltre al suo moveset pazzesco, aggiungerà anche delle combo di fiamma. Che cosa poteva mai mancare? Ma cosa ci racconta quest'arma? Mentre continuate a guardare la boss fight, ragazzi, andiamo a leggere la descrizione dell'ascia di Godric. Questa è un'ascia pesante da battaglia appartenuta a Godric l'Innestato. Quest'arma dorata è impreziosita dall'effigie di una bestia che simboleggia la forza di Godfrey, primo lord ancestrale e patriarca della stirpe aurea. In ginocchio è un ordine, giacché io sono il signore di tutto quanto è d'oro. Quest'ascia in realtà con una sola frase ci riesce a descrivere una parte del carattere di Godric. Effettivamente ci troviamo davanti ad una persona che era debole e per diventare potente ha fatto uso dell'arte dell'innesto, ossia inserire nel proprio corpo svariate parti di corpo altrui, quindi braccia, gambe, persino il torso di un troll. Non è proprio una personcina piccola, ecco. Fatto sta che lui è diventato così a causa della sua debolezza, però ha sempre avuto in testa il pensiero di discendere da Godfrey, di essere potente, di essere un semidio, dunque di essere una persona importante, e ne fa mostra, ragazzi. Basta pensare che su quest'ascia effettivamente c'è l'effigie di Godfrey, ne fa uso, il suo castello è pieno di effigie di Godfrey, di potere che richiamino al primo Lord ancestrale. L'unica peculiarità effettivamente di questo signore, questo semidio, è la passione innata per loro. Difatti Gran Tempesta ha tutte le guglie d'oro, è fissato con loro, in giro per Sepolcride capiamo che effettivamente è un fanatico dell'oro. Ma non perdiamo tempo, in chiacchiere abbiamo speculato anche troppo, andiamo a vedere la build che ho deciso di creare su questa fantastica ascia. Ma prima ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale. È gratificante per noi ed è gratis per voi e non vi costa assolutamente nulla. Se volete rimanere aggiornati sui video che usciranno sul canale, ragazzi, accendete la campanella e non dimenticate che qui sotto, se volete supportarci, trovate i super grazie e gli abbonamenti che vi permettono di vedere i video in anteprima. La nostra arma principale è ovviamente l'ascia di Godric. Dalla cenere di guerra in ginocchio è un ordine, cenere obbligata che ci permette di fare 3 scosse di terremoto sotto a noi. Davvero potenti, davvero utili, soprattutto contro gruppi di nemici.
Nella mano sinistra invece ho deciso di indossare lo scudo auro della bestia perché sta davvero bene col set che effettivamente ho creato. Voi potrete mettere qualsiasi scudo vogliate. L'importante secondo me è che abbia un danno fisico al 100 e che abbia delle statistiche prettamente utili. Per essere brandito in ogni caso richiede 24 a forza. Il set di armatura che ho deciso di indossare è quello della Sentinella dell'Albero perché sta davvero davvero bene. Ci creiamo un personaggio molto particolare, cattivo e regale in realtà. Però ovviamente come al solito il set d'armatura ragazzi è a scelta vostra. Io non ci metto becco, io ho scelto questo set perché ha un'enorme stabilità. Si parla di 82. Nel vostro caso vi basta raggiungere il 51 per avere un po' di Hyper Armor. Tra l'altro, la stessa cenere di guerra o abilità unica dell'ascia di Godric ci dà dell'Hyper Armor quando effettuiamo i tre stun a terra. Quali talismani ci accompagnano nel nostro viaggio, ragazzi? Il primo è la scheggia di Alexander, che aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità, che ci permette di fare 1400 danni con l'ultimo colpo, quello supplementare della cenere di guerra. In pratica andiamo a fare un sacco di danni già di per sé sfruttando questa cenere, quindi contro nemici potenti, contro gruppi di nemici, contro un nemico che non abbiamo voglia di combattere, può tornare utilissima. Secondo talismano, il talismano Spada Curva, che potenzia i contrattacchi in difesa. Visto che ho deciso comunque di giocare con uno scudo, io uso tantissimo i contraccolpi. Da quando li ho provati la prima volta, ragazzi, me ne sono innamorato e dunque li trovo davvero davvero utili perché ci danno uno spazio per attaccare contrattaccando il nemico. Terzo talismano, lo stemma cariano in filigrana che riduce i punti abilità consumati dalle abilità, quindi castare la nostra cenere costerà meno e potremo sfruttarla molto più frequentemente. Questo è il talismano che vi dirò tra poco, non sono assolutamente obbligatori e potrete decidere di cambiarli con quello che volete. Ultimo ma non meno importante, il mio preferito, il cameo del Ghermidore che ci permette di ripristinare punti vita sconfiggendo i nemici. Non è prettamente essenziale, potrete sostituirlo con quello che volete, ma a me piace avere un recupero di vita abbattendo i nemici e andando così a risparmiare sulle pozioni, visto che non è che ce ne siano poi così tante. Che dire ragazzi, è la prima volta che provo quest'ascia ed è davvero davvero potente, mi ha divertito. Secondo me ci si può finire il gioco con una build di questo tipo, è davvero potente, davvero funzionale. Non saprei che altro dirvi se non che voglio sapere la vostra nei commenti, ma prima di salutarci andiamo a fare un breve recap in un minuto. L'ascia di Godric è un'arma che potremo ottenere una volta battuto Godric. Dovremo completare il dungeon di Gran Tempesta, ragazzi, ed una volta battuto Godric potremo andare dalla vecchina alla tavola rotonda e ottenere quest'arma dalla rimembranza del boss. La build che ho deciso di creare sfrutta l'ascia di Godric, lo scudo auro della bestia per avere un minimo di difesa e sfruttare i contraccolpi. L'importante è che abbia una resistenza al danno fisico di 100. Il set d'armatura è a vostra libera scelta, basta che stia effettivamente sul 51 di stabilità. Ed i talismani sono la scheggia di Alexander, il talismano spada curva ed infine gli ultimi due sono totalmente a vostra scelta. Io ho messo il stemma cariano in filigrana e il cameo del Ghermidore. È una build che mi ha stupito. Non pensavo che l'ascia di Godfrey potesse fare così tanta distruzione in poco tempo. Quindi credo proprio che ci farò una run. E voi? E adesso, ragazzi, che tutto il video è stato risolto, secondo me è il momento di salutarsi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, in questa maniera ci aiutate a crescere e a portare contenuti sempre più belli e sempre più fantastici sul canale. E se volete rimanere aggiornati, mi raccomando la campanella, ragazzi, che vi aggiorna con una notifica per ogni video caricato. Se volete supportarci, un bel mi piace, un commentino. E se volete supportarci, ma proprio appieno, ragazzi, ve ne saremo eternamente grati. Un super grazie e un abbonamento qua sotto. Questi ultimi vi permettono oltretutto di vedere i video in anteprima. Noi ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao a tutti!